Allora, coach, la prima domanda mi sembra doverosa al termine di un'estate che per te è stata a dir poco meravigliosa. Come si riparte, come si comincia a focalizzarti sul campionato? Si riparte con le stesse motivazioni di sempre. Dobbiamo essere bravi, io personalmente, a resettare subito quello che è stato. Per fortuna ho già provato questo, ho testato questo lo scorso anno con la Serbia. So che questo è il mio lavoro, so che la società è molto ambiziosa e quindi da subito si è lavorato alla grande. Credo che siamo già a buon punto. Il roster è per certi aspetti lo stesso, abbiamo migliorato secondo me la panchina, siamo cresciuti di livello, c'è un livello medio molto più alto, ma perché il campionato italiano sarà di altissimo livello. Quindi noi le ambizioni, abbiamo sempre le stesse ambizioni, vogliamo sempre far bene, vogliamo essere protagonisti, sappiamo che il campionato italiano quest'anno sarà difficilissimo, però sono convinto che faremo del nostro meglio. E daremo... Quest'anno Bernardi sul palco ha detto che probabilmente quest'anno sarà il campionato più equilibrato degli ultimi anni, e credo che abbia ragione, anche perché Scandicci, Milano, Novara, Conegliano, secondo te dal punto di vista tecnico chi è quella che può darti più fastidio, almeno all'inizio? Guarda, credo innanzitutto che sono degli anni che ci ripetiamo che il campionato sta crescendo di livello, questo è sicuramente l'anno dove il livello è più alto. Credo che ci siano dei livelli differenti, delle fasce differenti, ed ogni fascia sarà molto molto equilibrata. Credo che anche i bookmakers siano in difficoltà, ho visto le quote, me le hanno fatte vedere questa mattina, io non le guardo mai. Credo che ci sia molta incertezza, il fatto che ci siano tante competizioni e tante squadre costruite per vincere, non mi stupirebbe se a fine stagione ognuno si dividesse un po' le varie poste in palio. Questo è il bello dello sport, siamo stati un po' abituati ad essere protagonisti in questi anni, no? Prima con Novara, credo che adesso Monza si è ritagliata il loro spazio, e credo che quest'anno ci siano quattro compagini costruite per vincere, e come ti dicevo prima, non mi stupirebbe se i trofei venissero divisi nei vari club. Senti, una domanda per chiudere, dal punto di vista, cioè dal lato umano, cosa ti ha lasciato quest'estate incredibile? Allora, è stato qualcosa di inaspettato. Personalmente è stata una vittoria personale molto importante. Avevo voglia di dimostrare, perché era l'ennesima sfida per me. Il fatto di aver lasciato la Serbia per la Turchia era di per sé una follia. Tanti hanno definito questa scelta solo esclusivamente economica. Io non pensavo fosse questa, altrimenti non avrei mai cambiato. Non è questo il momento. Sono una persona ambiziosa a cui piacciono tantissimo le sfide. Credo per certi aspetti di averla vinta quella sfida lì. Però, come dicevo prima, lo sport è bello per questo, dobbiamo resettare immediatamente. È stato qualcosa che mi ha fatto crescere dal punto di vista personale, sia come tecnico che sia come persona, ed è stata personalmente una bellissima sfida. Senti, sfide vinte, cara Kurt Vargas, quando ci hai pensato e quanto hai lavorato perché funzionasse? Allora, è una cosa a cui ho pensato da subito, perché nel momento in cui ho accettato l'incarico di diventare allenatore della nazionale turca pensavo immediatamente a questa opzione, perché ho messo sul piatto quello che avevo. Serbia e Turchia erano due compagini per certi aspetti diverse, una abituata a vincere, l'altra che non aveva mai vinto. Ho pensato che quella per me poteva essere un'arma che, se avesse portato dei buoni frutti, avremmo ottenuto qualcosa di importante. Ci ho creduto fortemente. Cara Kurt si è impegnata molto per ritagliarsi quel suo spazio, e è stata, credo, una bella estate per loro. Si è creato un mix importante, vincente. Però non è stata solo lei, perché credo che tutta la squadra ha lavorato per raggiungere gli obiettivi e per creare diverse soluzioni che nell'arco della stagione e dell'estate abbiamo provato. Senti, per un allenatore che parte dal basso e fa tutta la gavetta, la parola Olimpiadi che cosa vuol dire? Ah, è un sogno. Io volevo assolutamente fare le Olimpiadi, era qualcosa che era dentro di me, volevo ottenere la qualificazione da subito senza sudarmela la prossima stagione. Sarà un sogno, spero di essere all'altezza, di godermela fino in pieno, fino all'ultimo, perché non vorrei che restasse solo un sogno, vorrei che fosse qualcosa di magico per me. Senti, un calendario così fitto, con giocatrici così stanche, potrà esserci qualche risultato a sorpresa, secondo me? Assolutamente sì, però credo che i top club sono stati costruiti con panchine molto lunghe, e quindi questo è per le ragazze importanti e per noi allenatori importanti, perché
la stagione sarà impegnativa, sarà di altissimo livello, ci possono essere anche degli infortuni, ci auguriamo di no ovviamente, ma può succedere. E quindi affrontare le varie compagini con un roster lungo sarà molto importante, perché quest'anno si rischiano di perdere punti contro chiunque. Vedo squadre che reputiamo di seconda fascia attrezzate benissimo, e quindi sarà veramente un campionato d'altissimo livello e molto rischioso. L'altissimo livello del campionato non lo fa solo le 3-4 compagini costruite per vincere, ma lo fa a livello medio, un po' come Conegliano. Credo che quest'anno noi ci siamo migliorati non perché abbiamo migliorato le 7 giocatrici, 8 giocatrici, ma perché siamo cresciuti con la panchina, e questo è quello che è successo col campionato italiano. Si è cresciuti di livello. Se mi metto a pensare, ho ragionato con i vari allenatori sulle possibili 8 che si qualificheranno per i playoff, pensando che ci sono delle squadre che possono restare fuori dalle 8, è veramente incredibile.